Ciao a tutti, ho appena murato il telaio, adesso è tutto bello solido, riempito e poi ho messo dei listelli per spessorare il telaietto, è stato un bel lavoro, almeno quando vado a riempire qui ho un appoggio. Ora vado a togliere i rinforzi, riempio e creo una porta provvisoria, così chiudo e separo questa parte qui, che attualmente ci tengo delle cose per non rovinarle. Adesso vado a togliere gli spessori che ho messo per portare il telaio al metro, anche in questo caso da questa parte, tanto rimane fissato alla parete, rimane sospeso. Vado a pulire questa parte qui dove c'era il muretto e con sabbia cemento faccio una piccola gettatina qui e li metto le barre di ferro, quelle che ho tagliato precedentemente, gliele butto dentro per un maggiore rinforzo. Gettatina fatta, ho messo quel piccolo listello perché tra questa stanza e quell'altra c'è un piccolo dislivello che andrò a riparare con la livellina, vi farò vedere successivamente quando passerò a lavorare da questa parte, però al momento sono soddisfatto. Lavoro finito, andrò a riempire, chiudere tutte le tracce e io ho finito. Vi farò vedere come andrò a costruire una porta provvisoria.
Ecco qui, porta terminata, ho messo delle piccole cerniere, una e una in basso, e poi ho fatto tipo un blocco improvvisato, tac, e rimane bloccata sia di qua che all'interno. Poi ho messo una piccola guarnizione intorno, ok, e qui è il dislivello che parlavo prima, è di poco, 0,5, da questa parte si alza un po' di più. Quindi vedremo un attimo se riusciamo a farla con la livellina o no.